Domenica di donazione di sangue a Pagani. Al centro sociale i volontari dell'Avis Paganese hanno dato l'opportunità a decine di persone di donare il prezioso liquido. All'appello hanno risposto diversi arbitri, ma anche tantissime persone comuni. Un appuntamento sempre molto apprezzato e partecipato dalla comunità. E poiché in estate si registra il picco della carenza di sangue per l'aumento delle richieste, dall'Avis ricordano che è possibile donare anche al centro trasfusionale dell'ospedale di Nocera Inferiore durante tutto il mese di agosto. Sappiamo tutti che siamo in questo periodo estivo in emergenza sangue e quindi siamo molto soddisfatti della donazione di oggi perché nonostante siamo appunto in piena estate abbiamo avuto molti donatori. Inoltre, oltre ai donatori usuali, abbiamo anche un gruppo folto della sezione di Nocera degli arbitri nazionali, quindi dell'AIA, che con il presidente e i vari soci sono venuti appunto a dare il loro contributo per la donazione. Quindi siamo molto soddisfatti della donazione di oggi e del numero che abbiamo raggiunto. La prossima donazione ci sarà direttamente dopo l'estate, quindi il 17 settembre, quindi invitiamo tutti a godersi le vacanze estive e a ritornare a settembre a donare perché c'è sempre bisogno del vostro contributo. È andata abbastanza bene, abbiamo abbastanza numeri di persone, quindi oggi con tutto ciò che siamo in piena estate abbiamo molte persone che stanno donando. Io quello che posso dire è soprattutto un messaggio che mando io ai giovani, che donare è una cosa molto importante perché salviamo una vita.